A un certo punto quelli dell'MK hanno cominciato a mandarti delle informazioni. L'UTB ne approfitta e attraverso istituzioni religiose sperimenta il farmaco su reduci di guerra. Probabilmente una talpa dell'MK ti sta passando per l'uso. Aiutate! Bloccare l'Etenox e ritrovare tuo figlio ora sono affare tuo. Sempre che non abbiano preso anche te. Missione religiosa Santo Spirito. Sarà, ma qui di carità cristiana non c'è traccia. Ho certamente a che fare con gente della UTB. Certi metodi sono un marchio di fabbrica. Zero 16. Questo è un codice di avviamento postale. So dove si trova il camping Waikiki. Se sei in salvo, i ragazzi ti avranno certamente contattato. Dovete andare avanti con quello che avete. E dovete fare in fretta. Quanto a me, credo che se la sbrigheranno presto. La cura, da queste parti, sembra ancora andare di moda.
Ragazzi, forza. Sì, è arrivato il cinematografo. Dai ragazzi, forza, accomodatevi. Bene. Allora, a quanto pare, prego, il nostro collega ha fatto la scoperta del secolo. Ma quello che più importa è che abbiamo finalmente sulla ricerca nuovi finanziatori, nuovi fondi, possiamo rafforzare il team, possiamo contare su nuovi mezzi. La ricerca d'ora in poi si chiamerà Progetto Leteno. La mia mente era prigioniera di un orribile ricordo. Un ricordo che oggi ho cancellato. L'Etenox è il sedativo memoriale che ha rimosso il mio trauma. E tu? Cosa aspetta? Avvertenze d'uso. Non superare mai la dose di un cialdino al giorno. In caso di ingestione e assunzione accidentale di una dose eccessiva, avvertire immediatamente il proprio medico curante o rivolgersi al più vicino ospedale. Non somministrare a bambini di età inferiore ai 14 anni e a donne in gravidanza. Controindicazioni. A dosaggi elevati è accertata una forte dipendenza fisica e psicologica dal medicinale. Non assumere più di una confezione di Leteron Sanrio. La somministrazione deve essere sottoposta a un ruolo di...